Un caro saluto indomito e parresiastico da Diego Fusaro, un caro saluto agli amici, alle amiche, ai nemici, alle nemiche che si collegano con noi per la nostra diretta quotidiana. La nostra diretta quotidiana, come sapete, si chiama il parresiasta, giacché il parresiasta nella Grecia classica era colui il quale sbottava la verità in faccia al potere senza curarsi degli asimmetrici rapporti di forza, ed è quel che nel nostro piccolo anche noi proviamo quotidianamente a fare, muovendoci controvento nel pelago procelloso della globalizzazione turbocapitalistica. Potete seguire il parresiasta tutti i giorni sui nostri canali social, e per sapere su quali canali social siamo, collegatevi al nostro sito filosofico.net. C'è la sezione di filosofia, la sezione blog, i contatti, come sostenerci, i social e molto altro ancora. www.filosofico.net. Vi ricordo con gioia che è uscito il mio nuovo libro, eccolo qui, La dittatura del sapore, larve, insetti e grilli contro il gastronomicamente corretto, edito da Rizzoli. Un libro che prova a ragionare con la cassetta degli attrezzi della filosofia sulle tendenze gastronomicamente corrette del nostro tumultuoso e contraddittorio presente. Perché in sostanza vogliono farci mangiare larve, carni sintetiche, grilli e farine di mosca? Questo è quello che provo a studiare in questo libro, che unisce filosofia e pancia, prova a riannodare la testa e la pancia, e quindi prova a fare chiarezza su un tema molto discusso e discutibile del nostro presente, un altro punto saldo del tableau de bord della classe dominante turbocapitalistica, che nei suoi consessi mangia aragoste, titillevoli e caviale inebriante, e poi vuol far mangiare a noi larve, insetti e grilli per distruggere le identità e per dare alimenti alle classi popolari che non potranno permettersi mai le pietanze prelibate delle classi dominanti. Dunque, vi segnalo che tra l'altro sul nuovo libro La dittatura del sapore parte anche un mio corso online in 4 lezioni dal 25 novembre, 4 lezioni online da me tenute per ragionare sulla dittatura del sapore, sull'importanza del cibo come dispositivo identitario. Se volete saperne di più e se volete iscrivervi, andate su filosofico.net, in basso c'è la locandina con i dettagli e le modalità di iscrizione, www.filosofico.net. Bene, anche oggi abbiamo moltissime novità da commentare insieme. Partirei proprio dalle elezioni austriache, che stanno facendo andare su tutte le furie, stanno mandando ai matti letteralmente gli araldi della sinistra arcobalenica, i pedagoghi del mondialismo liberal progressista, che, come sempre accade, quando a vincere sono forze non coincidenti con le loro, gridano all'eterno fascismo che torna, al nazismo che incendia l'Europa, insomma fanno la paternale alle masse nazionali popolari, reiette populiste e complottiste che anziché votare le forze liberal progressiste osano votare a destra. Premesso che non ho alcuna simpatia per la destra e che anzi, come ho chiarito nel mio libro Demofobia, ritengo la destra come la sinistra, le due ali dell'aquila neoliberale, quindi perfettamente funzionale al progetto del capitalismo egemonico con imperialismo atlantista incorporato. Fatta questa premessa, mi pare assurda la pedagogia, l'ortopedia neoliberale dominante, quella che appunto, anziché porre una domanda semplicissima, ma perché vincono gli altri e non noi? Dove abbiamo sbagliato? Perché le masse nazionali popolari non vogliono il nostro programma basato sulle case green e sulla dittatura del sapore, sulla globalizzazione e sull'arcobaleno? Anziché porre questa semplicissima domanda, le sinistre fucsia urlano al nuovo fascismo e riempiono di insulti fondamentalmente le masse nazionali popolari che non hanno aderito al loro programma di liberalizzazione arcobalenica integrale del reale e del simbolico. A questo riguardo, come sapete, in Austria ha vinto la destra, quella che secondo Repubblica e i giornali mainstream è l'estrema destra, il pericolo fascista che ritorna. Ebbene, come abbiamo già visto, che vinca la destra o che vinca la sinistra cambia poco in Europa, tant'è che alle ultime elezioni europee ha vinto in Europa per lo più la destra, ma come vedete si continua sempre sulla stessa linea, neoliberismo radicale e atlantismo imperialistico, e però il partito della sinistra fucsia nelle sue articolazioni non accetta di buon grado l'esito di queste elezioni. Pensate che su
Repubblica esce un articolo surreale, a mio giudizio, di Giannini, che davvero questa volta ha superato se stesso, e in relazione alle elezioni austriache parla addirittura del piccolo Hitler. Insomma, votare come non piace a loro significa votare il piccolo Hitler. Fa ridere questa narrazione, sono parole in libertà, in stile dadaista, e però le trovate sul principale, credo il secondo più venduto giornale nazionale, non so se sia Repubblica o il Corriere della Sera, uno dei due comunque. Ecco, fa un certo effetto leggere analisi così banali e goffe su un giornale che dovrebbe essere il più venduto, in termini di copie intendo, non in altre accezioni, poi sul resto giudicherete voi meglio di me se sia venduto in altri sensi. Io mi limito a dire venduto nel senso che è il più letto, posto che in realtà sempre meno gente legge i giornali. Vedo anche in treno, quando passa il carrellino che li regala, addirittura nessuno li prende più, nemmeno regalati, ecco, nemmeno regalati. E va bene, questa è la prima notizia che volevo commentare insieme a voi. E poi c'è la vicenda del Libano. Come vedete, la vicenda in Libano non si placa, Israele continua ad aggredire il Libano senza pietà, addirittura leggevo che le milizie israeliane sono entrate in Libano, quindi una vera e propria invasione di campo, mi pare che sia l'invasione di uno stato altrui che viene adesso di fatto invaso e occupato dalle forze israeliane. Vedete bene che però a Israele tutto e di tutto è concesso, del resto tutto quello che fa Israele rientra sempre nel diritto di Israele di difendersi, tutto quello che fa Israele rientra sempre nella lotta di Israele contro il terrorismo. Ora, anche un bambino di 2 anni può capire probabilmente che il diritto di difendersi è altra cosa rispetto al diritto di invadere i territori altrui, come sta avvenendo ora in Libano. Anche un bambino di 2 anni può capire che la lotta contro il terrorismo, se trapassa in forme violente e assassine come quelle che sta mobilitando Israele, diventa essa stessa terrorismo, specie se poi si uccidono bambini, donne, anziani, a meno che non siano tutti terroristi, ma fatico davvero a pensare che i bambini in culla siano dei terroristi in pectore. Vedete bene che il grado di ideologia è francamente inammissibile. L'Occidente, anzi l'Occidente liberale atlantista, tace e anzi in molti casi acconsente, anzi in molti casi elogia il modus operandi di Israele, anche se perfino Bergoglio, che come un orologio fermo segna per accidens 2 volte al giorno l'ora esatta, ha detto che c'è una difesa sproporzionata di Israele, così ha detto in Belgio. Ecco, una formula un po' orwelliana, perché qui non siamo di fronte a una difesa sproporzionata, qui siamo di fronte a un attacco bello e buono, a un attacco in piena regola contro il Libano, presentato ovviamente come diritto di Israele di difendersi. Ma credo che, ripeto, anche i bambini possano capire la falsità di questi teoremi e la nequizia di coloro i quali li propongono, ma questo ormai è l'ordine dominante nel quale ci troviamo quotidianamente ad agire. Poi c'è una notizia che mi ha colpito: in provincia di Napoli i ladri gentiluomini hanno svaligiato una casa, ma poi hanno riportato alla casa il cane della ragazza disabile, quindi hanno un cuore anche i ladri. Ora, con questo non voglio ovviamente giustificare l'ingiustificabile, sono dei delinquenti in ogni caso se hanno appunto compiuto un furto, però anche i ladri hanno un cuore evidentemente, e questo mi ricorda irresistibilmente una formulazione di Hegel, il quale contro Kant diceva che anche nel peggior delinquente c'è più spirito che nella volta celeste. Ecco, in questo caso possiamo dire che è andata così, ripeto, nessuna giustificazione per il furto, che anzi è condannabile sotto ogni profilo, però guardiamo con simpatia al gesto di restituzione del cane alla ragazza disabile. Poi c'è la questione delle case green, di cui si continua a discutere, vedete bene, mentre in Romagna hanno subito questa alluvione terribile, subito Musumeci ha detto che bisognerà rendere obbligatoria la polizza sulla casa SIC, così ha detto Musumeci, già presidente della regione Sicilia. Vedremo cosa accadrà, ci imporranno, oltre all'efficientamento energetico, al cappotto termico e alla casa green, anche la polizza contro gli infortuni e le avversità da maltempo. Ecco,
Mi pare che sia quella la direzione e come ho detto già altra volta, in questo modo costringeranno molti italiani a vendere, anzi a svendere la propria casa, dacché mi pare evidente che moltissimi italiani non saranno nelle condizioni di far fronte ai costi dell'efficientamento energetico, del passaggio in classe A della propria abitazione o della polizza assicurativa obbligatoria se entrerà in vigore. E quindi cosa accadrà? Facile previsione, molti italiani saranno costretti a svendere la loro casa e quindi i gruppi di investimento stranieri se le prenderanno con un pugno di noccioline. Ecco, questo è un po' quello che pavento, secondo la mia lettura almeno. Poi naturalmente spero di sbagliare, ma credo che si vada in questa direzione. Del resto a Davos l'hanno detto chiaramente, 2030 non avrai più niente e sarai felice, quindi non stupisce che possano volerci portare via pure la casa. Tra l'altro il sarai felice è il pezzo più bello dell'affermazione, no? Ti portano via tutto e tu anziché infuriarti e ingaglioffirti sei felice, no? Lo spirito della resilienza al quale ho dedicato un mio libro, Odio la resilienza, edito da Rizzoli, si manifesta qui al grado massimo. La resilienza è la virtù preferita dai padroni che vogliono avere schiavi resilienti e non rivoluzionari, sia chiaro. Già che ci sono, ne approfitto per ricordarvi anche i prossimi appuntamenti in presenza. Ci vediamo questa sera, 1 ottobre, a Parma per una serata con cena filosofica insieme. Poi ci vediamo ancora il 10 di ottobre a Orsago per una presentazione del mio libro La dittatura del sapore, eccolo qua, edito da Rizzoli. Poi ci vediamo ancora il 12 ottobre a Luserna San Giovanni in provincia di Torino per una serata di pensiero critico. Poi ci vediamo il 13 di ottobre a Catanzaro nelle Calabrie per una serata su pensiero pensante e critica dell'informazione manipolata. Poi ci vediamo ancora, vedete tanti eventi ci attendono, ci vediamo ancora il 17 ottobre in provincia di Pavia per una serata sulla fine del cristianesimo, su Bergoglio, Ratzinger e l'evaporazione del cristianesimo, 17 ottobre provincia di Pavia. Poi ci vediamo ancora, tanti altri eventi ci attendono in giro per l'Italia. Il 20 ottobre siamo a il 18 ottobre siamo invece a Nardò in provincia di Lecce per una serata sul pensiero critico. Poi il 20 di ottobre siamo a Bologna insieme a Cionci e a Minutella per parlare dell'evaporazione del cristianesimo e tante altre date ancora. Se volete saperne di più o se volete anche voi organizzare un evento invitandomi, basta andare su filosofico.net, cliccare su contatti e mi scrivete un'email. Potete invitarmi a presentare un mio libro, tra cui l'ultimo, eccolo qua, La dittatura del sapore, o qualche altro libro che ho scritto recentemente, oppure potete invitarmi a fare una conferenza pubblico-privata con pochi o con molti, o una cena simposiale platonica, quello che volete. Andate su filosofico.net e mi scrivete un'email dalla voce contatti. Grazie anche a chi supporta il nostro pugnace e parresiastico gruppo di lavoro, il cui motto è liberi di sapere e di far sapere. Potete supportarci con donazioni, con bonifico, con PayPal o con PostePay. Basta andare su filosofico.net e cliccare su sosteneteci, filosofico.net alla voce sosteneteci. Oppure potete supportarci anche abbonandovi alla nostra pagina Instagram, al nostro canale YouTube o alla nostra pagina Facebook. Al costo di un caffè al mese ci supportate, in più avete dei contenuti riservati agli abbonati. Grazie di cuore a chi ci supporta, abbiamo bisogno del vostro aiuto per continuare, come sempre, controvento con le nostre analisi, le nostre dirette. Grazie anche a chi visita il nostro sito filosofico.net e vi ricordo ancora che parte a metà novembre, dal 25 novembre in verità, il mio nuovo corso online La dittatura del sapore in 4 lezioni. Per saperne di più e iscriversi andate su filosofico.net, in basso c'è la locandina con i dettagli e le modalità di iscrizione. Grazie di cuore dell'attenzione a tutti, seguitemi su tutti i social, un caro saluto parresiastico, indomito e inconciliato da Diego Fusaro.